ad Assaggi di Salute. Il superfood di oggi, scelto dal team di esperti di nutrienti e supplementi, è super versatile e non solo in cucina. Sto parlando delle mandorle. Le potete trovare in molte forme, dal burro alla pasta di mandorle, dall'olio al latte di mandorla. Ma sono davvero perfette intere, naturali o tostate, da mangiare come spuntino quando la fame si fa sentire. Le mandorle forniscono grassi sani e proteine vegetali energizzanti per tenervi su durante la giornata. Oltre ad essere una fonte di vitamina B, tiamina, che supporta la normale funzione del cuore. Le mandorle contengono anche acido linoleico, che contribuisce ai normali livelli di colesterolo. Oggi prepareremo una ricetta gustosa e versatile, il cui protagonista principale sono le mandorle. Può diventare uno spuntino veloce o uno spezzafame durante le escursioni, dopo le attività sportive o la vostra colazione salutare. Per le barrette di mandorle, moka e bacche di goji avremo bisogno di 340 g di mandorle intere, 450 g di burro di mandorle cremoso, 110 g di mandorle sbollentate, 450 g di uvetta jumbo dorata, 225 g di bacche di goji essiccate intere, 225 g di cioccolato agrodolce al 60% cacao, 40 g di cacao amaro in polvere, circa 12 g di caffè macinato, 5 g di cannella in polvere, 110 g di acqua fredda e 110 g di fave di cacao. Non siate spaventati dalla lunga lista di ingredienti, perché vi assicuro che non sarà difficile preparare le nostre barrette. Non dovrete nemmeno accendere il forno. In primo luogo, immergete l'uvetta in acqua calda per 10-15 minuti. Lasciate reidratare, quindi scolate e tamponate delicatamente. Tritate l'uvetta in un mixer con le mandorle intere e le bacche di goji. Aggiungete il cioccolato agrodolce, il cacao in polvere, il caffè, la cannella, il burro di mandorle e l'acqua fredda. Mescolate fino a quando il composto è ben miscelato. A questo punto mettete il composto in una ciotola. Ora fate un piccolo test. Se mantiene la sua forma quando viene premuto tra le mani, allora è perfetto. Aggiungete le mandorle sbollentate e mescolate ancora. Distribuite uniformemente il composto su una teglia foderata con carta da forno. Coprite con un altro foglio di carta e appiattite con le mani. Mettete ora la teglia in frigorifero per un'ora. Rimuovete la teglia dal frigorifero e il foglio di carta da forno superiore. Quindi dividete in barrette uguali. Mettete le barrette in un contenitore e conservate in frigorifero. Sono pronte! Aspetterete il prossimo spuntino o ne assaggerete subito una? Seguiteci su YouTube, Facebook e il sito nutrientiesupplementi.it per scoprire nuovi assaggi per la salute. Potete trovare anche tutte le ricette in comodi PDF da stampare e tenere con voi in cucina. Per questo assaggio ringraziamo per la collaborazione Almond Board of California. Ci vediamo al prossimo assaggio!